Salve a tutti, siamo a Livorno per una 32 ore di no stop per protestare di una ingiustizia che Antonini ci spiegherà. Io sono Antonini Riccardo, ferroviere licenziato dalle ferrovie, per essermi messo a fianco dei familiari nella battaglia su Viareggio per il 29 giugno per la sicurezza, la verità e la giustizia. Sono stato licenziato il 7 novembre 2011. La sentenza di primo grado nel Tribunale di Lucca ha riconfermato il licenziamento sostenendo che avevo violato il dovere di fedeltà all'azienda. Noi abbiamo ritenuto, come assemblea 29 giugno, di cui faccio parte, costituitasi dopo la strage ferroviaria del 29 giugno 2009, e l'associazione dei familiari, giudichiamo questa sentenza una vergogna, una sentenza scandalosa che offende i familiari delle 32 vittime di Viareggio, offende la città di Viareggio duramente colpita da questa immane tragedia ed è una sorta di istigazione per i datori di lavoro, per i manager, per i titolari di aziende a penalizzare sempre di più la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Voglio ricordare che in ferrovia, durante la gestione Moretti, dal 2006 al 2014, hanno perso la vita sui binari 56 lavoratori. Una statistica impressionante, una vittima, un lavoratore morto sui binari ogni 2 mesi. E voglio ricordare che nel 2015 in Toscana hanno perso la vita 68 lavoratori, che vuol dire il 140% in più rispetto al 2014. Questo cosa significa? Che anche sentenze come questa nei miei confronti, che mi ha negato il diritto al lavoro e il diritto di critica e di cronaca su una tragedia immane come Viareggio, vuol dire che anche queste sentenze in qualche misura e in qualche forma sono sentenze che contribuiscono alla perdita di vite umane nei luoghi di lavoro e è un'aggressione sistematica alla salute. Quindi noi siamo qui per protestare, per ricordare a questo giudice, il giudice Nanni Pieri del Tribunale di Lucca, trasferito da alcuni mesi a Livorno, che noi continueremo con questa denuncia per non dimenticare Viareggio, perché Viareggio non rimanga impunita, perché non abbia a ripetersi una tragedia immane come quella di Viareggio e perché sentenze di questo tipo, di questa natura, vengono cancellate dalla vita comune, dalla nostra collettività e anche dall'ordinamento giuridico. Io sono Claudio Menichetti, sono il papà di Emanuela Menichetti, 21 anni, morta per le ustioni riportate per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009. Noi siamo qui davanti al Tribunale di Livorno per chiedere intanto giustizia e per combattere per una grave ingiustizia che stanno facendo nei nostri confronti, che si chiama prescrizione. Dovete sapere che a fine del 2016 andrà in prescrizione il reato di incendio colposo e noi siamo veramente amareggiati e delusi, perché non è possibile che 32 persone che sono morte nelle loro case bruciate vive non riescano fuori i responsabili prima che questo reato vada in prescrizione. Inoltre, insieme a noi, parenti delle vittime che stiamo facendo questo presidio, ci sono anche dei cittadini che stanno combattendo insieme a noi questa battaglia contro la prescrizione e anche operai delle ferrovie che, a causa di essersi schierati accanto ai familiari, hanno dovuto subire il licenziamento da parte delle ferrovie dello Stato. Licenziamento che è avvenuto dal giudice Nanni Pieri, che prima si trovava a Lucca, al Tribunale del Lavoro di Lucca, e ora è trasferito qui a Livorno. Siamo venuti a manifestare qui a Livorno anche questa gravissima ingiustizia che è stata fatta, non solo a noi, ma anche alle persone che con noi si sono battute.